Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival, in compagnia di Tiziana Barillà per la presentazione del libro Mimì Capatosta di Mimmo Lucano e il modello Riace. Io innanzitutto ho ascoltato la presentazione ed è molto davvero interessante, anche perché si è parlato di tematiche trattate in questi giorni, come per esempio l'accoglienza. D'altro canto c'è un bel banner che è sopra di noi dove dice proprio aprite i porti, quindi il Cleto Festival è da sempre accogliente. Nello specifico del libro ho letto la prefazione dove dice: sono legato ad un ideale politico che non era personale ma collettivo di tutti noi, quindi per me non è solo un fatto di testa, è una questione di vita, non di capa ma di cuore, quindi è il cuore che ci si mette. Sì, è esattamente quella è la contestazione di Mimmo Lucano al titolo, ecco. che noi abbiamo accettato come conferma del titolo, appunto, di Capatosta. Sì, probabilmente sì, è un po' il grande dilemma del cinismo, dell'essere spietati, del nostro tempo, no? In cui oggi si viene tacciati di buonismo. All'epoca in cui abbiamo scritto questo libro non era ancora una parola d'ordine quella di buonismo, no. E invece oggi è diventata una parola che identifica una parte scorretta ormai completamente. Sento addirittura gente che la rivendica, gente che accusa gente. In realtà, quando Mimmo Lucano parla di non di testa ma di cuore, intende dire che non è stata una scelta economica e finanziaria, certo. Perché l'accoglienza, se ritenuta utile, allora può facilmente, poi è un attimo che diventa business, è veramente un attimo. Invece lui parla di cuore, parla di normalità, parla di spontaneità. Se uno bussa alla tua porta, ma tu che fai? Li apri? E poi, tra l'altro, una cosa molto interessante che è stata detta nella presentazione è che è un libro contro la rimozione, una parola che effettivamente in quest'Italia, vabbè che c'è anche il negazionismo in certe situazioni, ma addirittura la rimozione. Ci puoi spiegare, Tiziana, di cosa parliamo? Di una sorta di malessere, per cui se nasci qui, che dipende da dove ti guardano, no? Sei europeo, oppure italiano, oppure terrone, oppure calabrese, oppure nel mio caso regina. E quindi ti affibbiano quasi sempre un ruolo, una categoria che molto spesso non mi apparteneva. Io non sentivo di essere come gli altri mi raccontavano. E poi studiando, a volte poi, se prendi questa brutta abitudine di studiare, scopri un sacco di cose, scopri un sacco di storie, scopri che la tua è una terra di rivolta, è una terra di rivoluzioni, è una terra di disobbedienza, è una terra di resistenza, è una terra di cui andare fieri. Io penso poi, tra l'altro, che lo straniero chi è? Se uno dovesse domandarsi chi è lo straniero, noi siamo persone che comunque viaggiamo, andiamo in giro da un posto all'altro, ci si trasferisce. Io per esempio mi sono trasferito a Cleto 4 anni fa, quindi ognuno di noi penso che sia un po' straniero e si debba sentire cittadino del mondo. E poi c'è una parte molto bella che hai sottolineato, che è la differenza fra legalità formale e la giustizia sociale. E si parlava di disobbedienza civile, che mi sembra molto radicale e molto un'idea di lotta e di non fermarsi. Assolutamente, quando arrivi in un momento esagerato come quello di adesso, in cui addirittura si chiudono i porti, si chiudono le porte, si chiude il futuro, si chiude il presente, si chiude tutto, non ti rimane che questo. Quando le leggi viaggiano in una direzione che è palesemente ingiusta. Io penso al reato di solidarietà, che è una delle cose più ingiuste, chiamato con favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Pensa ai pescatori che, quando si ritrovano un barcone, non possono soccorrere perché altrimenti, per la legalità formale, incorrono nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ecco, c'è, diciamo, un livello di evidenza, di giustizia sociale, che è umanamente visibile, contro il quale non puoi andare. E se la legalità formale abbiamo conosciuto come esseri umani nella nostra storia molti momenti di dittatura, anche feroce, in cui quella ferocia era legge, quella ferocia era legalmente corretta. E quindi recuperare quel valore di disobbedienza individuale innanzitutto, ma soprattutto collettivo, è fondamentale. A questo punto io poi ti chiedo un'ultima cosa, perché è importante. Hai detto, parlando sempre di Mimmo Lucano, che lui si avvale della facoltà di parlare, ed è una facoltà che dovremmo avere tutti noi, cioè probabilmente di ribellarci, di non piegarci alle regole imposte, o soprattutto a un'evidenza che è quella di accogliere.
io penso spesso ai bambini che muoiono in mare, a una persona che, come dicevi tu, bussa alla tua porta e non lo accogli. Cioè, forse dovremmo riappropriarci della possibilità di parlare e di gridare al mondo che siamo umani e siamo tutti uguali. Sì, anche riappropriarci della possibilità di vivere, cioè di vivere normalmente, semplicemente, di non avere paura. Diciamo che il pensiero dominante attualmente, ahimè, comincia ad essere quello della paura e dell'odio che è conseguente alla paura. Ecco, forse sarebbe il caso di ricominciare a prendersi questa facoltà, la facoltà di vivere. Io voglio vivere in piazza senza avere paura, perché vivere nella paura che ti succeda qualcosa non esci più. E poi una cosa un po' ce la siamo detta anche poco fa, ma veramente un territorio di 'ndrangheta ha paura degli africani? Si sposta l'occhio altrove quando non si vuole vedere l'elefante nella stanza, quindi in questo caso secondo me è un problema altro, un altro problema. Io davvero ti ringrazio, Tiziana Barilla, della presentazione che hai fatto questa sera, dell'intervista che ci hai dato, e soprattutto invito i nostri amici web ascoltatori all'acquisto del libro che è Mimica Patosta, Mimmo Lucano e il modello Riace, edito da Fandango Libri, che potete trovare anche online sul Mondadori Store. Io mi sono già documentato e quindi lo potete anche scaricare, Kindle, quello che volete, insomma. Poi però, se acquistate la versione cartacea, si passa alla vecchia maniera e lo si legge tranquillamente. Ti ringrazio, Tiziana, buon Cleto Festival. Grazie, scusate se ho guardato tutto il tempo lui invece di guardare lo schermo. Liberi TV, Cleto Festival, 8ª edizione.